partiamo dalla T Home, che è questa maglia qua praticamente, che riprende quelli che sono i colori classici del Forio, il bianco-verde, ma soprattutto riprende quello che è il simbolo di Forio, che è il simbolo del Torrione. Dietro abbiamo praticamente fatto, ci sono tutti degli inserti dorati, ci sarà praticamente il nome del singolo atleta alle spalle con il numero, e sul fondo in stile argentino praticamente c'è il nome della società, che è Real Forio. Abbiamo cercato di riprendere quanto più possibile gli elementi del territorio per dare un senso di appartenenza importante anche sulle maglie. E questa qui praticamente posso dire che comunque mi sono preso, diciamo così, dei plausi, ma il nome alla maglia è stato dato da Alessandro Mollo l'anno scorso, quindi l'abbiamo ripresa quest'anno, l'abbiamo rimodificata, abbiamo fatto delle modifiche inserendo praticamente la scritta Real Forio in dorato dietro, però bene o male abbiamo ripreso quella che era la T-Home dell'anno scorso. Sì, questa è la Pirate, praticamente i pirati, perché per dare quel senso di diciamo così, dell'essere turco praticamente foriano. Come abbiamo detto prima, diciamo così, abbiamo dato un senso di continuità alla una linea di condotta, di aiutarti, sì, Presidente, ecco qua, sì. In modo che tu ti concentri. La linea di condotta praticamente è sempre la stessa, quella del Torrione, praticamente, che è su tutte le maglie. C'è una trama particolare praticamente fatta in esclusiva dalla Royal soltanto per il Real Forio. Tra l'altro poi nei prossimi giorni pubblicheremo anche delle notizie per come acquistare direttamente. La Royal ci farà anche da merchandising per quanto riguarda le maglie, per coloro che le vorranno si possono personalizzare e verranno poi spedite direttamente alla Royal. E abbiamo sul fondo della maglietta la scritta Real Forio. Abbiamo ovviamente degli innesti in verde per ricordare praticamente quello che è il nostro colore praticamente che caratterizza la nostra società. E poi l'ultima maglia, che è quella del Sangue Turk, che ci sembrava doveroso praticamente mettere una maglia col rosso, ovviamente riprendendo sempre il simbolo del Torrione, che ripeto è la linea tracciante di queste maglie, diciamo così, il senso di continuità di queste maglie. Questo praticamente abbiamo preso questa cosa per la passione, per il senso di la passionalità dei turchi, praticamente dei tifosi foriani. E questa maglia praticamente riprende quello che è il Torrione, e nella parte posteriore praticamente potete vedere che porta la scritta Real Forio sempre in dorato. Ripeto, la maglia poi sarà corredata praticamente dal nome del calciatore e dal numero, e diciamo così abbiamo toccato quelli che sono i tre elementi importanti che caratterizzano la cultura foriana e la cultura isolana.